Questa volta, ragazzi, non è più Topolino Academy Comics, ma diventerà 60 Panini Academy Comics. Ma prossimamente su Topolino 34PVD2 inizia la vera sigla e resterà per sempre. Ma domani e oggi, vediamo. Paolo Paoli News, iscriviti al canale, mettete più mi piace, più like, grazie, condividete, commentate e non perdere tutti i miei video. Buona visione da Paolo Paoli News. Sessanta panini che ti aiuta insieme a te. È sempre una rodia, ecco lettore. 60 panini è sempre un mitico amico che ha sempre bisogno di me. È quello che si chiama 60 panini. 60 panini, 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 panini. Sessanta panini, sessanta panini, sessanta panini, sessanta panini, H, sessanta panini, Summer Camp, il fumetto Topolino, presenta. Ciao a tutti studenti di 60 panini Summer Camp. Oggi recensiremo Topolino 34220. 3 euro, sì, c'è il prezzo. In verità l'avevamo comprato con l'album delle figurine di calciatori panini, questo, l'Euro 2020. Guarda, sì, c'è un calciatore panini. E oggi recensiremo 3420. Vediamo subito la copertina. Allora, disegni di Francesco D'Ippolito e colori di Andrea Cagol. Andrea Cagol. Andrea Cagol, Andrea Cagol. Sì, ti piace la copertina? Ciao Andrea Cagol, benvenuto in 60 Panini Cody. È vero, grazie. Io sono Andrea Cagol, ragazzi, bambini. E sai che cosa voglio? Recensire questo qui. Bello Andrea Cagol che la copertina è bella. Dove c'è raffigurato qui e qua che stanno facendo il calcio e mentre Paperino e Paperoga che esultano la vittoria. E domani ci sarà Nico Piccone, vedrai che copertina farà. Ma Andrea Cagol non l'ha colorata forse. Poi c'è la pubblicità della Nintendo Switch di Mario Golf Super Rush, che è un gioco di Mario che inizia il 25 giugno. Forse non vedo l'ora di comprarlo, ma mi piace molto Mario Party Superstar. Poi abbiamo la settimana di Silvia Zinker, che aria tira Paperopoli. Peccato che non c'è Topolino nei fumetti completamente, solo nei giochi è apparso. Spirito sportivo. Non gioco più con te, Castore. Non c'è il gioco. Coloro che fece sempre se sei tesoro inverno. Ma sogno nella tua squadra. Appunto. Poi abbiamo la pubblicità di questi coglioni qua. Poi abbiamo Alex Bertagni fai colas. Ehi, amico, sono io, Nico Piccone. C'è stato un. Ho invitato anche Nico Piccone, scusa. Sì, bello, eh? Esatto. Abbiamo storia fumetti e servizi e rubriche. Nico Piccone, sì, cosa c'è? Ecco qua, adesso ti leggo tu.
E tu devi fare quello di musica risotta, capito? Sì, capito, va bene. Soggetto e sceneggiatura di Giorgio Salatti, disegni di Nico Piccone, ha disegnato Topo Paperino. Nico Piccone sempre carinone, Nico Piccone sempre qui. Ciao a tutti. Allora, sono tornato a disegnare in musica risotta. Grazie, grazie. Un ultimo consiglio, grazie a tutti, ragazzi, di aver detto i bumper. Peccato che Paolo non ha detto fai i plumbers. Peccato, a me mi piaceva i bumpers, grazie, anche a me mi piaceva, vero Andrea Cagol? È vero, adesso non distriamo, non distriamo! Dove parla di questi quattro ragazzi qui che adesso sono i bumpers, che è il nome che l'ha scelto qui, sul Topolino 3406, ritornati. Che gli amici di qua, i suoi amici con la sua band, e guarda, guarda, visto? In verità è solo un errore. Prima, nell'epilogo di Musica Risotta, ho messo i capelli bianchi a Ray. Adesso ho messo i capelli. Sembra come se si avesse in area 15, vero Andrea Cagol? È vero, lo so. Eh sì. C'è anche Ray sponsorizzatore, peccato che non c'è Vanessa e Jeeves. E cavolo! Bene. Sì, poi ritorna dopo. Abbiamo visto anche la fine, scusa. La pubblicità di Lego Ninjago con chi? Non mi piacciono i Lego Ninjago. E poi dico io, Andrea Cagol, con un calcio al passato. Calisotta Summer Camp. Come 60 panini Summer Camp, ovvio. Un certo signor Hopkins. Soggetto e sceneggiatura di Marco Nucci e disegni di Stefano Intini. Dove parla di questo coglione qui. Guardate qua in faccia. Vabbè. Beh, lo so. Ehi, guarda! Dove, Rocker Duck? C'è anche cuor di pietrafame d'oro. Perché c'è quel di pietrafame d'oro? C'è Tito, zio Paperone. E che c'è cuor di pietrafame d'oro? Quello è nuovo, quello sembra con lui. Guarda, ci sono anch'io. Sì, E ci sono due volte, zio Paperone, stavolta. Tu sei. Neanche io. Siamo apparsi due volte insieme. E qui qua con i suoi amici. E dove ci sono anch'io? Ciao Rocker Doc! Ciao Rocker! Fino a 20 minuti circa. Ciao Rocker Doc! Ciao Rocker Doc! Ehi! Come vedi? Noi siamo apparsi due, tu uno. Cavolo. C'è anche Studi Vecchietti, c'è anche Tito. Cuor di pietrafame d'oro nuovo che sembra una merda. Non ho Bassotto, grazie. Non ho Bassotto, grazie. Lo leggerò, lo leggerò. Wow! Guarda la fine. Poi abbiamo la pubblicità dei noiosi Avengers McStrike. E poi abbiamo. C'è qualcosa in TV? No, c'è musica con il nuovo singolo di Maroon 5. Beautiful Michelle, Ani Noni, sì, beh, Beautiful Michelle, Beautiful Michelle, ala. Poi abbiamo calcio, basta con sto calcio. Poi abbiamo la seconda parte di Paperini che è la minaccia dal passato, seconda puntata, soggetto e sceneggiatura di Riccardo Pesce e disegni di Giuseppe Facciotto. Vero Nico Piccone? Sì, lo so, Andrea Cagol. Dove parla di Rocker Duck? Eh sì, io e Zio Paperone siamo apparsi due purtroppo. Due volte, scusi. Che parla di Rocker Duck e Paperini che si sono fermati. Vabbè, chissà come andrà a finire, ma è finito. Poi forse c'è il gioco di. C'è il gioco di Topolino che è apparso solo in un gioco. È la prima volta che
che non ti vedo, ti vedo solo nei giochi. Ma per fortuna ti ho colorato, eh? Capito? Poi abbiamo questo gioco di Cicci. Cicci! Ciccio! Che è apparso solo nei giochi come Topolino. Poi abbiamo Luigi, che esplora l'isola di Pasqua della Pala Strike, che compie 20 anni. E tornerò! Poi abbiamo...